Allora, qui mi sembra di vedere quei film. Avete presente i film quelli i film di Checco Zalone, in cui sembra che lui sia ricco, clamorosamente ricco, e poi in realtà avete visto, in realtà poi non lo era. Mi sembra di vedere quello perché è successo un casino nel contesto Inter con Oaktree, che negli ultimi giorni ha messo delle regole ferree per quello che ovviamente è il contesto Inter. Ora, ovviamente io devo tornare a parlarne, perché visto che la gente ormai rifiuta la verità, forse è il caso che qualcuno ve la dica sta verità, e ve la dica anche in un certo modo. Si parla di Inter, di soldi e di tutto quello che è successo precedentemente. Tra pochi secondi andiamo a riepilogare un pochino quello che è successo, in modo tale che capiamo perché sto dicendo questa cosa, perché dobbiamo dire veramente molte cose, e vi svelo una piccola novità che negli ultimi giorni è stata, secondo me, molto interessante, quindi ve lo dico già adesso. Quindi fra pochissimi secondi noi partiamo. Che dovete fare però? Tre cose molto semplici: iscrizione, solito like, solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Vi ricordo che se voi ovviamente non attivate la solita campanellina delle notifiche non vi arrivano mai i video. Vi ricordo inoltre che escono contenuti nuovi tutti i giorni. Se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora, Oaktree mette delle regole all'Inter anche per il mercato del futuro, che comunque vedrà l'Inter insomma comprare, no? Nel senso, l'Inter, dove è nata questa situazione? Da Zhang, che anni fa, in difficoltà, decise di chiedere un finanziamento a Oaktree. Ok? Il problema di Zhang è che secondo me è un po' poco intelligente da questo punto di vista, perché lui si è preso i soldi, però poi ne ha pagato. Quindi lui si pensava, dice, vabbè, io prendo i soldi alla fine. Alla fine che è successo? Avrebbe dovuto pagare, quindi rimborsare questo finanziamento, estinguere questo debito, quindi pagare i soldi a Oaktree. Non è riuscito a farlo e Oaktree ha preso l'Inter, quindi è diventata leader dell'Inter internamente. Ma quando Oaktree è diventata leader dell'Inter, si pensava di aver fatto una cosa buona. Dice, aspetta un secondo, mo prendo una società che comunque negli ultimi anni ha vinto lo scudetto, ha fatto comunque una finale di Champions, forse ci guadagno qualcosina. Invece no, questi c'hanno manco le pezze al culo, capito, tesori miei? Questi purtroppo sono in difficoltà economica. Quindi Oaktree che cosa dice? Io da te devo comunque guadagnare. Quindi se non posso guadagnare nel modo in cui io pensavo di guadagnare, cerco di guadagnare tagliando. Io ve l'avevo detta questa cosa qua. Chi mi segue da tanto tempo lo sa. Quante volte l'abbiamo detta Oaktree taglierà? Non è perché io lo volevo dire, ma perché tutti i fondi tagliano quando entrano nelle società. Quindi Oaktree taglia laddove si può tagliare e dice all'Inter: tu il mercato lo puoi fare, ma con dei limiti. Cioè, vogliamo che Marotta prenda giocatori giovani, quindi nessun giocatore strapagato in là con gli anni, e in più stop alle commissioni agli agenti. Negli ultimi anni l'Inter si è fatta tanto la grande dicendo: ma noi abbiamo preso i giocatori, li abbiamo presi a zero. Ok, ma hai pagato milioni di commissioni agli agenti. Milioni. Cioè, se io mi prendo un giocatore a zero e pago un sacco di soldi per le commissioni, cioè è come se io avessi pagato il cartellino. A zero vuol dire che io prendo il giocatore e di commissioni pago pochino. Non pago milioni di euro per i giocatori a zero, perché quello non è un costo, non è a zero. Sta a pagare le commissioni. Oaktree dice: adesso bisogna cambiare modalità di acquisizione. Basta giocatori pronti là con l'età. Con queste commissioni finitela, perché comunque, ragazzi, non ce lo possiamo permettere. Quindi adesso dovete tagliare. E in più attenzione ai giocatori, cioè niente giocatori fenomenali. Qui Marotta deve comprare giocatori giovani promettenti. Quindi taglio netto al mercato dell'Inter, perché Oaktree sa che quando arrivano i soldi, giustamente Oaktree deve andare a aiutare tutto quello che è successo prima. Perché se io ho dato 1 miliardo e tu mi dai 100 milioni, tesoro mio, ci manca un bel po'. Quel bel po' non riesci a farlo da solo, te lo devo tagliare. Questo è il ragionamento. E questo ovviamente è una vittoria, perché la gente negli scorsi mesi mi diceva: no, ma Oaktree, quello non taglieranno mai, Oaktree, quelli tutte sta inventa tutto, Oaktree, quello c'ha sta cara, quello c'ha un sacco di soldi, vedi te come caccia fuori.
si tratta di avere un sacco di soldi. Si tratta che Oaktree non gliene frega niente dell'Inter. Oaktree dell'Inter, avete visto le gonadi? La sbatte sulle gonadi per quanto non gliene frega niente. Capito? A Oaktree del calcio non frega niente. Oaktree è una società che si è trovata l'Inter tra le mani e ora se deve riprendere i soldi. Questo è quello che sta a fare. Quindi a livello economico questa è una società rovinata. Lo so che i giornali non ne parlano, ci vedo. Ma proprio perché non ne parlano, dovreste chiedere il perché non ne parlano. Ma secondo te no? Ma se l'Inter c'ha un problema, la stampa ne parla? Dopo tutto quello che è stato a vedere, dopo tutto quello che sta uscendo, ancora pensate che ne parlino? Cavolo, io vi considero persone molto intelligenti. Quindi siete persone che capite tutto quello che dovete capire. Quando vedete qualcosa di storto, lo capite. Secondo voi i giornali italiani parlano di queste cose? Ragazzi, ragazzi, non dovete sottovalutarvi. Ragazzi, quando mai sta squadra è stata messa sui giornali per tutte le cavolate che abbiamo sentito? Quando mai? È la mafia, e i soldi, e i debiti, e quell'altro, e la cosa, e quest'altro, e quello di là, e quello di qua, e i dirigenti così, e l'allenatore così, sono mai finiti sui giornali? Eppure non ci stiamo a inventare le cose, sono cose vere. Ora, mo che Oaktree ha tagliato per l'ennesima volta i fondi, perché questo sta a tagliare i fondi in maniera diversa, ma sta a tagliare i fondi, e voglio fare due risate, la gente che diceva no no, l'Inter rimarrà sempre questa, Marotta è il leader supremo del capo, Davvero? Stai davvero ancora negando l'evidenza? Cioè, stai scherzando, spero. Cioè, ma tu te sei impazzito per negare quello che stai a vedere. Più di questo te deve fare Oaktree. Quelli vedono l'ora che si prendono i soldi e poi se ne vanno. Dice arrivederci, bello mio, ciao. Ancora se pensano che Oaktree ha interesse in loro. Ma qui siamo al delirio. Una società che ti ha prestato denaro e tu non hai restituito un euro. Tu già da qui dovresti essere presa e sbattuta fuori. Secondo te quello c'ha la testa di dire no, aspetta, io mo sai che faccio? Ci metto tot, facciamo il mercato, un grande mercato straordinario dell'Inter. Già quest'anno non ha comprato nessuno. Avete notato il mercato? Avete visto il mercato? Chi ha comprato l'Inter? Secondo voi, una squadra economicamente solida non compra? Scusate, nella maniera più semplice possibile, una squadra economicamente solida, secondo voi, può mai risparmiare? Dai. Dai. Non ci venite a raccontare le cavolate a noi, per cortesia, Non ci venite a raccontare le cavolate a noi! Perché si vede lontano un miglio che sta gente non c'ha manco le pezze sul culo. Il culo è scoperto adesso. Cioè hanno le chiappe scoperte, esposte al freddo. Manco quello ci sta. E c'è gente che ancora dice no, l'Inter è una squadra che però... Come ti permetti? L'Inter è una squadra che non ha problemi economici. Ma tu ti inventi le cose, ma tu non sai le cose. Oh, basta dare un'occhiata ai bilanci. Se avete studiato un anno solo d'economia, vi rendete conto che lì c'è un problema enorme. Oaktree si è messa in mezzo a un disastro. Oaktree si è messa dentro una società che non ci dà niente. Oaktree, l'Inter non gli darà mai niente. La deve vendere per disperazione e poi deve andare a fare delle procedure per il denaro che gli spetta. Ma non gli darà mai niente. Chiaro? Sono stato abbastanza chiaro? Tagliato i fondi, come dicevo io. Tagliati i fondi, detto 2000 volte negli ultimi tempi. Tagliati i fondi. Con la gente, tifosi dell'Inter, che mi dicevano no, tu dici le cose ma non so vere perché l'Inter in realtà non c'ha nessun problema. Ammazza, figurati se c'aveva problemi che succedeva. Non c'ha nessun problema, cioè l'Inter economicamente non ha problemi. È solida come società, secondo te. Non ha problemi economicamente l'Inter, cioè, stiamo a inventare tutto noi. Cioè io passo la giornata a inventarmi le cose sull'Inter, beh c'ho altro da fare tesoro mio. Se lo dico è perché è così. Boh, stiamo a parlare arabo, raga. A parlare arabo da un sacco di tempo. Fatto sta, hanno tagliato i fondi, mo ci facciamo quattro risate. Ma voglio ride, ne voglio grattare e voglio ride. Ne voglio grattare e voglio ride, mo.
capito? Voglio vedere proprio Marotta che compra. Mo se presenta con i terzini quelli, non lo so, quelli dei paesi remoti che costano 3 euro, voglio dire. Fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate voi, perché io veramente non so che dirvi. Voglio sapere che ne pensate.